Fiorellini e fiorelline, eccoci tornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di alcuni travestimenti delle nostre amiche. Vi lasciamo al video. Allora, iniziamo con il primo tutorial fatto da me, sicuramente sarà un epic fail. Allora, per fare il tutorial da vampira, prima cosa vado a stendere per tutto il viso con dei trucchi per Halloween il colore bianco. Magica dura! Sono più bianca di prima. Da se si vedrà la vado a stendere bene. Chissà che leggerò il libro. Dovrò preparare la nostra pozione. Allora, dopo aver fatto tutta la base bianca, andiamo a calcare le sopracciglia. Quella storia avrà vita. Quella bamboccia non potrà vincere tutto lei. Si dovranno fare dei progressi. Tipo così. Giusto per evidenziare di più il sopracciglio. Questo mantello. Poi anche a sinistra. Ci mostrerà tutta la nostra potenza. Ok. Ma che cazzo volete? Poi andiamo a mettere dell'ombretto. Quella bambina non potrà mai vincere. Tarataram. Tarataram. Dovrò pensarci su. Sul palpebra fissa e mobile. La manderemo a catturare dei nostri vampiri. Ora partiremo in time lapse e poi vi spiegherò piano piano tutti i passaggi. Ok ragazzi, ho messo tutto in slow motion perché ci è voluto un po'. Allora, dal telefono si vede molto molto male, vi volevo dire. Solo che nella realtà, cioè, tutto è uniforme. Vedete? Allora, vi dico velocemente che ho usato sangue finto per questo e l'ho messo anche un po' sulla bocca. Un rossetto rosso rosso scuro. Dell'ombretto nero, tutto qui intorno, mascara. Ho ricalcato con una semplice matita nera le sopracciglia e questo è il risultato. Sono molto molto bianca di faccia, solo che mi dispiace che
c'è poca luce, non si vede tanto. Sono molto molto bianca, però questo è il risultato comunque. Spero che seguirete uno dei due tutorial. Ora passiamo al secondo tutorial, che non sarà fatto da me, ma dalla mia collega. Quindi al secondo tutorial in 3, 2, 1, ciao! Io farò il tutorial da pagliaccia. Iniziamo ad applicare il fondotinta. Che lo spalmeremo con questa spugnetta. Dopo spalmate il fondotinta per dare un po' di colore. Andremo avanti. Andremo avanti con il timelapse. Ok. Allora, scusatemi, ora vi dirò i passaggi che ho fatto. Allora, ho usato del trucco per Halloween e poi da parte ho usato un trucco che si usa quotidianamente. Questo qua. Poi ho usato l'eyeliner, scusatemi, l'eyeliner dov'è? Ho usato l'eyeliner per fare queste strisce. Poi io questi pallini li ho fatti sempre con il trucco d'Halloween. Però come sfondo non si vede tanto, ma ho usato il bianco. Poi per il rossetto ho usato una matita rossa. E poi qui è il sangue finto. E infine ho messo il mascara. Ora pian piano vi facciamo vedere i nostri outfit. Quindi inizio prima io, prima lei. E quindi al video da notare le nostre mani. Quindi hai outfit. Allora ragazzi, stavo dicendo, io come outfit... Allora, diciamo come completo, ho fatto questo trucco che non sono una make-up artist, ve lo dico. Potete usare quello che ho usato io, ma non i movimenti che ho fatto io perché sono terribili. Poi ho usato questo mantello lungo, 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 che arriva a terra, veramente arriva a terra, tocca il pavimento. È trasparente e ho scelto questo coi teschi oro perché comunque potevo fare il vampiro, la strega, ero ancora indecisa su quello che volevo fare. Poi potete prendere una maglietta bianca, nera, gialla, come volete, che non usate, e fare come vi piace, disegnarci sopra, fantasmi, macchie. La potete tagliare, ovviamente una che non usate. Poi abbiamo messo il nostro logo Halloween Party. Vedete, tutta aperta, ragnetti, fantasmini, cicatrici, se si possono chiamare così. Poi sotto ho usato una gonna tutta in tulle. Aspettate, vi metto in un punto un po' più basso. Ecco qua, ho usato una gonna tutta in tulle. Ovviamente poi l'outfit per uscire non sarà questa maglia, se caso mai uscirò. Però abbiamo usato questa per fare il video come nostro logo, diciamo. Poi questa gonna tutta in tulle. E questi calzini a rete, molto carini, con la zucca super brillantinosa, fiocchettini e poi sotto le Jocelyn. Non ci arrivo, però comunque questo.
e spero che prendiate qualcosa dal mio outfit. Ora passiamo all'outfit 2 di Antonella. In 3, 2, 1. Allora ragazzi, da come vedete ora vi mostro il mio outfit. E comunque questo era il trucco. Se vi piace lo potete seguire proprio tutti i procedimenti, tutti i passaggi e tutto come ho fatto. Se non vi piace seguite solo i passaggi. Ed è questo. Allora, io ho indossato un mantello che arriva sotto il sederino, poi ed è con i teschi grigi argenti, in modo che potevamo fare quello che volevamo, Poi ho indossato una maglietta fatta da noi, basta che prendete una maglietta bianca e la decorate, di che colore volete, la decorate come volete. Ne abbiamo fatto così, con dei graffi, horror, cicatrici e Halloween party, coltelli, vabbè, è tutto questo. Per fare questo abbiamo usato i pennarelli, però qui, da come vedete, queste cose, non solo qui, anche dalle altre parti, qui abbiamo usato un sangue finto e qui abbiamo usato il mercurio, quello che si usa per le ferite. Poi ho usato una gonna in tulle che arriva qui alla caviglia e sotto abbiamo indossato una parigina e al piede delle Jocelyn. Allora, fateci sapere nei commenti se volete il video tutorial di come abbiamo addobbato la nostra camera e come abbiamo creato le magliette. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti like se vi è piaciuto. Commentate e quindi ciao! Ciao.